il quadro non è positivo, il quadro in cui ci avviciniamo a tentare noi se in Parlamento ci sarà un governo di destra, bisognerà trovare il modo di ottenere dei risultati anche dall'opposizione per quanto mi riguarda, e su questo c'è l'impegno e la disponibilità a lavorare trasversalmente per portare le istanze del Molise più bene in Parlamento e farlo appunto trasversalmente ai partiti con una responsabilità anche più ampia, diciamo che io sono la candidata territoriale come l'altro candidato eletto al Senato e sicuramente avremo una responsabilità più ampia rispetto a Cesare di rappresentare questo territorio, e questo bisogna farlo anche con una prossimità territoriale importante, che significa presenza nel collegio spesso. Non è un caso che oggi abbiamo questa conferenza stampa, avremo anche un appuntamento il pomeriggio ai Serbia, poi sarà noi, ma insomma l'obiettivo è quello di mantenere il lavoro di questa splendida squadra che si è candidata con il Partito Democratico, con la coalizione di centrosinistra, radicarlo sul territorio sempre di più e affrontare insieme un'altra partita molto importante.